Stamane davanti alla prefettura di Palermo, una rappresentanza di poliziotti del SILP-CGIL ha messo in luce alcune criticità che riguardano l'intero comparto della Polizia di Stato, tra tutte la carenza di organico e l'esiguo numero di mezzi. I sit-in di sensibilizzazione hanno avuto luogo davanti alle prefetture di tutta l'isola. Siamo sotto organico e dobbiamo dire che nel 2024 andranno via tantissimi agenti, ispettori, sovrintendenti e funzionari della Polizia di Stato. In buona sostanza tutti quelli assunti durante il maxi processo andranno in pensione e quindi con il normale iter dei concorsi non si riesce a ripianare l'organico. In più abbiamo il contratto scaduto dal 2021 e quindi questo porta chiaramente nocumento a tutti gli operatori del comparto sicurezza. Noi in buona sostanza chiediamo che il comparto sicurezza non sia solo uno spot elettorale, ma che siano attuate le promesse fatte in campagna elettorale. Il problema della sicurezza credo che sia un problema che riguardi veramente tutti e non soltanto noi che ci lavoriamo. È un fatto reale che per le strade non ci sono operatori di polizia, è un fatto reale che quei pochi che lavorano sono obbligati a fare turni straordinari per coprire i servizi, chiaramente ovviamente ancora di più in periodi di ferie, sia estive che natalizie, eccetera. È veramente una questione importante la sicurezza, come la sanità, la cultura e tutto il resto che riguarda tutti i governi che si sono succeduti nel tempo. Questa volta, diciamo, la maggior parte dei colleghi si aspettava che questo governo, forse proprio perché di una certa tipologia, avrebbe dato delle risposte in più. In realtà questo non è stato fatto. Quindi anche questi colleghi sono stati disattesi nelle loro aspettative. Non facciamo altro che metterci qua, metterci la faccia e scendere di nuovo in piazza, come abbiamo fatto alcuni anni fa, sperando che qualcosa si muova. Come regionale ovviamente dico qua che in tutte le prefetture di tutte le province ci sono delle mobilitazioni e altrettanto chiaramente accade in tutta Italia, in tutte le province, in tutte le prefetture italiane.